cosa più grave di vivere letteralmente in un mondo kafkiano e orwelliano, con l'aggiunta di connessione al collasso dell'io, anche quello dell'ambiente? C'è una cosa più grave del passaggio di Kafka e Orwell, con l'aggiunta di connessione al collasso dell'io, anche quello dell'ambiente, dalla lettera alla realtà? Ed è vivere in un mondo kafkiano e orwelliano decenni o secoli dopo che questo è stato pensato, descritto, compreso da molti Kafka ed Orwell. In questo mondo, infatti, non c'è neanche la consolazione, certo si fa per dire, di una sorpresa intellettuale. Oltre ad essere cattivo, è insomma anche stupido. Non è neppure interessante per la cattiveria banale e risaputa che impone. E purtroppo è il nostro mondo. In Italia oggi, sotto una bandiera di nome Renzi, ma Renzi non esiste, non è niente, se non l'omuncolo intercambiabile a pacimento con cui nella regione italiana trasmettono le proprie direttive i padroni del consumo internazionale e planetario, che è la forma di potere dominante almeno dall'epoca della rivoluzione industriale. Nike, Coca-Cola, Microsoft, Philip Morris, British Petroleum, Nestlé, McDonald's, Gazprom, Toyota, ma anche i nostri, si fa per dire perché noi siamo di fatto loro proprietà, Eni e Fiat, non a caso negli anni 60 imposta in Italia contro l'anticonsumistica Olivetti. E poi le banche, come quelle cinesi, tre delle quali sono fra le 10 più grandi del mondo. Tenga presente inoltre che circa un migliaio di azionisti detengono l'80% del controllo delle principali multinazionali, sedendo nei consigli di amministrazione di molte di esse, in un mondiale conflitto di interesse che è soltanto apparente. Perché l'unico interesse di quel migliaio di persone che hanno il controllo del mondo e dell'Italia e di Renzi, è mantenere la situazione così, situazione da Kafka o da Grande Fratello, burocrazia, schiavitù, ingiustizia, solo che tale situazione non potrà essere mantenuta a lungo, perché per mantenersi deve consumare, cioè distruggere la terra, e la distruzione non può andare oltre certi limiti senza diventare autodistruzione. In Italia, all'epoca di Renzi stiamo dando un contributo significativo per raggiungere questi limiti, superati i quali si avrà appunto l'autodistruzione. Le riforme renziane, dalla scuola al lavoro, vanno incontestabilmente in questa direzione. Sono autodistruttive.